congresso che si apre, diciamo, al paese, che vuol sentire le opinioni del paese sul notariato, che non è autoreferenziale, deve conoscere qualche dato. E allora la Cassa ha pensato di fornire al notariato uno strumento di analisi. Abbiamo dato in carico alla società SSG di fare un sondaggio approfondito sulle valutazioni degli italiani rispetto alla nostra figura professionale, rispetto al notariato. E sono risultati molto interessanti. Quindi andremo a fare una presentazione da parte dell'amministratore delegato di SSG, il dottor De Carlis, che ci darà una, diciamo, una serie di slide, ci farà vedere che non sono tutto il sondaggio, il sondaggio è molto complesso, vedremo poi come fornirne le notizie in sera. Questo sondaggio si è anche interessato, lo vedremo successivamente, della opinione che i notai stessi hanno di se stessi, cioè le stesse domande che sono state fatte agli italiani sono state fatte poi ai notai. E poi abbiamo chiesto anche cosa i notai pensano rispetto alla Cassa, e anche lì ci sono dei risultati interessanti che vi darò notizia, diciamo, nella seconda parte del nostro intervento. Vi chiamo il dottor De Carlis a presentare gli esiti di questo sondaggio italiano. Grazie Presidente, buongiorno a tutti voi. Presidente Pistretta ha già introdotto un po' il tema, aggiungerei come nota metodologica che la ricerca oltretutto riguarda anche uno scenario sociopolitico del Paese, perché è sempre molto importante collocare nello scenario complessivo le valutazioni per relativizzarle rispetto al clima del Paese. E su questo partirei con una breve premessa. Sempre, molto spesso negli ultimi anni parliamo di crisi. Noi nel SSG pensiamo che la situazione sia un po' diversa. Crisi dal punto di vista etimologico significa è un fenomeno acuto a cui segue poi una ripresa più o meno veloce, ma comunque fa riferimento a un fenomeno acuto. Oggi la stagione che stiamo vivendo in realtà vede ci trova in difficoltà su diversi punti ed è una situazione che dura da più di 5 anni, direi dal 2008. E quindi forse non è più opportuno parlare di crisi, ma di un profondo cambiamento che il nostro Paese sta vivendo e in realtà il nostro Paese come tutto il mondo occidentale. Entriamo quindi in questi... Chiedo alla regia se è possibile proiettare... Qua. Perfetto. Entriamo quindi nel dettaglio dei dati che sono risultati dalla ricerca. Quali sono di fatto i due elementi di questo profondo cambiamento di cui dicevo? Innanzitutto è la percezione di fragilità. Percezione di fragilità che molto spesso è indipendente da problemi veri e propri, dalla propria situazione personale o dalla propria situazione professionale, ma è una percezione, una paura che contraddistingue l'ultimo periodo che stiamo vivendo. Il secondo elemento è una grave crisi di delegittimazione delle istituzioni e dei cosiddetti corpi intermedi. Insieme a questi elementi in realtà c'è una situazione dinamica che è in cambiamento. Innanzitutto finalmente si vedono i primi segnali di ripresa o comunque di maggior fiducia. SSG calcola da diversi anni un indice, l'indice di fragilità delle famiglie, e come vedete in 3 anni c'è stata una riduzione significativa di 7 punti di questo indice. È significativo soprattutto perché siamo passati da 52 punti su 100 nel 2013 a 45 punti nel 2015, quindi significa che oggi la maggioranza degli italiani reputa che sia in una fase di superamento di questa percezione. Poi collegato a questo ci sono dei profondi cambiamenti nell'opinione pubblica. Il primo dato, più 21% nella crescita di importanza attribuita al valore dell'onestà.
Questo è un tema fondamentale, lo vedremo successivamente, fondamentale sia per il Paese sia per la categoria di cui voi fate parte e che rappresentate. Questo dato passa in due anni, dal 2013 al 2015, dal 35% al 56%. Anche qua il superamento della soglia psicologica del 50% è certamente rilevante. Altro dato in crescita dell'8% è la difesa dei diritti. Questo è un dato importante e ancora contraddittorio, infatti il livello assoluto 23% è ancora basso, però cominciamo a vedere dei movimenti anche da questo punto di vista. L'ultimo dato di questa slide invece è particolarmente rilevante ed è questo 86%, che è la percentuale degli italiani che pensa che per uscire dalla crisi sia necessaria una classe dirigente fatta dai migliori, noto problema della meritocrazia, che però da questo dato sembrerebbe piano piano farsi avanti anche nel nostro paese. Prima dicevo della grave crisi di delegittimazione che in questi anni hanno subito tutte le istituzioni e le cerniere di rappresentanza e i corpi intermedi. Quali sono i driver che oggi orientano la fiducia degli italiani? Da un lato noi riteniamo sia evidenziabile il rispetto della legge e dall'altro il concetto di crescita. Di fatto l'unica istituzione italiana che esce sostanzialmente indenne dalla crisi dell'illegittimazione degli ultimi anni sono le forze dell'ordine, che comunque mantengono un grado di fiducia elevato. La magistratura, che qua vediamo segnato il 46%, in realtà subisce negli ultimi 5 anni un calo di oltre 30 punti, mentre come vedete comunque la fiducia nelle varie categorie, e ovviamente abbiamo calcolato la fiducia percepita da parte dell'opinione pubblica nei confronti dei notai e confrontata con altre professioni, vediamo che in termini assoluti comunque è sostanzialmente bassa, anche se ribadisco deve essere valutata nella crisi complessiva che ha colpito il Paese e ha colpito tutti i corpi intermedi e le categorie. Passando oltre, vediamo cosa pensa l'opinione pubblica, come percepisce l'opinione pubblica la figura del notaio. Qua ci sono due temi secondo noi molto interessanti. Il primo dato che vedete è che distingue il percepito del notaio tra pubblico ufficiale, professionista o entrambi. Può avere due letture. Da un lato, come vedete, il 68% della popolazione percepisce il notaio come pubblico ufficiale. Questo è rilevante perché ne è riconosciuto il ruolo, ne è riconosciuta l'ufficialità del ruolo ed è importante come sottostante non ci sia una un'identificazione del pubblico ufficiale come semplicemente un burocrate. Infatti, se leggiamo il dato dall'altra parte, il 73% della popolazione ritiene che nel notaio coincida anche il ruolo del professionista. Quindi un ruolo che per definizione, a cui viene attribuito per definizione un valore aggiunto nell'esecuzione della propria attività. Il secondo dato direi che è ancora più interessante, in quanto in questo paese noi abbiamo un problema di riconoscimento della terzietà. Vedete che solo il 13% dell'opinione pubblica pensa che il ruolo del notaio sia quello di tutelare il proprio cliente, mentre la maggioranza dell'opinione pubblica, per il 55%, pensa che il ruolo del notaio sia quello di tutelare il rispetto della legge prima dell'interesse del proprio cliente. E comunque un terzo del campione riconosce che il ruolo del notaio sia utile, sia necessario per tutelare entrambe le parti contraenti dell'atto notarile. Da questo quadro emerge quindi un percepito dell'opinione pubblica molto coerente con quella richiesta iniziale che avevo sottolineato sul progetto di onestà, di meritocrazia e di difesa dei diritti. E quindi sicuramente il vostro ruolo, il ruolo dei notai, è un ruolo centrale in questo scenario. Qua presentiamo due dati che si differenziano rispetto alle compravendite immobiliari e agli atti di costituzione della società.
come vedete nessuna categoria, lo si diceva prima in termini di appunto crisi di delegittimazione, nessuna categoria, e in parte anche voi, è esente da critiche. Per esempio circa il 20% del campione comunque ritiene che i notai costituiscano un costo aggiuntivo che si potrebbe evitare, e circa il 5-10% a seconda del tipo di atto che viene stipulato ritiene l'atto notarile un passaggio burocratico inutile. È tipico dei nostri tempi che comunque ci sia una criticità e anche una forte criticità talvolta nei confronti appunto delle istituzioni, e noi pensiamo che la vostra organizzazione lo sta già provando in questi mesi, proprio per questo sia sempre necessario in questi tempi una sorta di autocritica e una voglia di autoriforma per cercare di andare incontro a una situazione che è quella appunto che vi ho descritto, che un elemento di chiusura non potrebbe far altro che peggiorare in termini di riflesso sull'opinione pubblica e sulle decisioni anche politiche che devono essere prese. Da questi dati emerge comunque chiaramente come il ruolo del notaio sia fortemente vissuto come una garanzia di correttezza dei procedimenti, ed è questo certamente un elemento qualificante e positivo della vostra professione. Qua abbiamo altri dati, sempre in termini di analisi dell'opinione pubblica, quale può essere il contributo dei notai nel processo di rinnovamento in corso nel Paese. E direi che questi quattro dati debbano essere letti sulle due linee appunto in cui sono anche graficamente presentati. E cioè i dati in cui la maggioranza assoluta dell'opinione pubblica si dimostra ad avere un'idea chiara di quello che appunto può essere il contributo dei notai, e invece i due dati in cui non esiste una significativa maggioranza, comunque è una minoranza relativa rispetto al contributo che i notai possono offrire al Paese. I primi due elementi sono il rispetto dell'applicazione della legge e la semplificazione degli atti amministrativi. Questi sono due elementi chiave, che riscontriamo in molte ricerche, in molte analisi che facciamo, ed è assolutamente rilevante che a voi venga riconosciuto esattamente questo ruolo, che è molto coerente ancora una volta con lo scenario e con le difficoltà che abbiamo già descritto. Per quanto riguarda gli altri due dati, per differenza possiamo comprendere che questi due elementi, cioè la semplificazione delle leggi e la riduzione della corruzione, in realtà non vengano attribuiti come responsabilità vostra, come ruolo vostro, e in questo lasciando giustamente spazio al ruolo della politica, che deve contribuire a procedere velocemente su questi elementi. Infine, questi dati invece sono riferiti alla vostra opinione, alla parte di indagine che ha rilevato l'opinione dei notai, e si rilevano due elementi. Allora, innanzitutto il primo elemento, questo 35% di fiducia nel fatto che la situazione economica del Paese sia destinata a migliorare, è un dato significativamente superiore al dato medio dell'opinione pubblica. Io penso che questo non faccia riferimento necessariamente alla situazione professionale o anche reddituale economica di coloro che fanno questo mestiere, ma proprio perché siete coinvolti in prima persona in un ruolo che è utile per la crescita, è utile per lo sviluppo del Paese, ci sia una consapevolezza e anche un toccare con mano quotidianamente negli atti che fate, come effettivamente negli ultimi due anni e poi soprattutto negli ultimi mesi, così come dimostrano non solo i dati demoscopici ma anche le rilevazioni di dati econometrici, sia in corso un profondo cambiamento e anche miglioramento della situazione complessiva. I secondi due dati, 56%, la quota di notai che ritiene prioritario un intervento su tasse e fisco per il rilancio del Paese, e 51%, abbiamo preso i due dati che esprimono una maggioranza assoluta delle vostre opinioni e quindi in questo senso sono anche maggiormente significativi, dimostrano ancora una volta come questi due elementi, molto attinenti alla vostra professione e ai temi di cui vi occupate, siano assolutamente centrali per il rilancio del Paese e per una nuova fase di sviluppo. Termino qua la mia presentazione, come diceva il Presidente Mistretta, il tempo a disposizione è poco, poi spero ci sia per voi l'occasione di poter
poter in questa e in altre occasioni anche approfondire ulteriormente i dati, per dire che da tutto questo scenario che emerge e sembra chiaro che il vostro ruolo sia davvero centrale in questo processo di cambiamento e anche in questo processo di nuova partenza, nuovo sviluppo del paese che oggi finalmente il nostro paese ha intrapreso. Grazie e buon lavoro.